intorno al 1884 ha inizio in Francia un nuovo movimento pittorico chiamato neoimpressionismo o anche puntinismo. Gli artisti di questo movimento sono Georges Seurat e Paul Signac. I puntinisti cercano di applicare nelle loro opere teorie scientifiche elaborate in quegli anni dagli studiosi di fisica e di chimica. Ancora della luce e colore praticamente non si sapeva nulla. Ma una cosa era certa, si era capito che due colori complementari affiancati si esaltavano se non mescolati, se mescolati si spegnevano. I puntinisti quindi elaborano una nuova tecnica e accostano questi puntini direttamente sulla tela, colori, come dicevamo prima, di colori complementari, affidando poi all'occhio dell'osservatore il compito di fonderli insieme. Anche qui, se facciamo attenzione e ci avviciniamo a un dipinto puntinista, notiamo che si perde il senso della figura e possiamo anche in questo caso parlare primo momento astratto. Come abbiamo già visto per Monet, anche in questo caso, i puntinisti in qualche modo sono precursori dell'astrattismo. I soggetti sono tipicamente impressionisti, però alla spontaneità del modo di dipingere degli impressionisti, i puntinisti preferiscono un certo controllo, quindi diciamo un studio e un calcolo rigoroso di come mettono i puntini. Anche in Italia si diffondono nuove teorie. Questi colori, come dicevamo prima, vengono stesi puri sulla tela, divisi, in modo da conservare la loro luminosità. Le pennellate dei divisionisti italiani le definiremo filamentose per distinguerle dai puntinisti francesi. Le tematiche però degli italiani sono diverse, sono allegoriche e in qualche modo anche simboliche. Gli artisti più importanti sono Segantini e Previati. Gli italiani usano anche temi di politica e temi sociali, in particolare Pellizza da Volpedo che realizzerà il grande dipinto Il Quarto Stato.